farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici, e lo ripetevano tutti i compagni d'ufficio che ritornavano a 2, a 3 dall'ospizio dove erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio con termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via. Frenesia, encefalite, infiammazione della membrana, febbre cerebrale. E volevano sembrare afflitti, ma erano in fondo così contenti anche per quel dovere compiuto, nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gaio azzurro della mattinata invernale. Morrà? Impazzirà? Ma morire pare di no. Ma che dice? È sempre la stessa cosa, farnetica. Povero Belluca. E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell'infelice viveva da tant'anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo. E che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s'era fieramente ribellato al suo capo ufficio e che poi, all'aspra riprensione di questo, per poco non gli s'era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse d'una vera e propria alienazione mentale. Perché un uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca, non si sarebbe potuto immaginare. Circoscritto. Sì, chi l'aveva definito così? Uno dei compagni d'ufficio. Circoscritto, povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista. Senz'altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni, note, libri mastri, partitari, stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante, o piuttosto vecchio somaro, che tirava zitto sempre d'un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di parocchi. Orbene, 100 volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzarrire un po', a fargli almeno drizzare un po' le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. Niente. S'era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com'era da anni e anni, alle continue solenni bastonature della sorte. Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d'un'improvvisa alienazione mentale. Tanto più che la sera avanti proprio gli toccava la riprensione. Proprio aveva il diritto di fargliela il capo ufficio. Già s'era presentato la mattina con un'aria insolita, nuova, e cosa veramente enorme, paragonabile, che so, al crollo di una montagna, era venuto con più di mezz'ora di ritardo. Pareva che il viso tutto a un tratto gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli si fossero tutto a un tratto caduti e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso all'intorno, lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi, tutto a un tratto, gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. Così ilare, d'un'ilarità vaga e piena di stordimento, s'era presentato all'ufficio e tutto il giorno non aveva combinato niente. La sera il capo ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte, «E come mai? Che hai combinato tutt'oggi?» Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria di impudenza, aprendo le mani. «Che significa?»
aveva allora esclamato il capo ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. «Ohè, Belluca!» «Niente», aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d'impudenza ed imbecillità sulle labbra. «Il treno, signor cavaliere!» «Il treno? Che treno?» «Ha fischiato!» «Ma che diavolo dici?» «Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato, l'ho sentito fischiare, il treno, sì signore, e se sapesse dove sono arrivato, in Siberia, oppure nelle foreste del Congo, si fa un attimo, signor cavaliere». Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e sentendo parlare così Belluca giù risate da pazzi. Allora il capo ufficio, che quella sera doveva essere di malumore, urtato da tutte quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che questa volta la vittima, con stupore quasi con terrore di tutti, s'era ribellata. Aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato e che per Dio ora non più. Ora che egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più essere trattato a quel modo. Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all'ospizio dei matti. Seguitava ancora qua a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio, oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte accorato, e subito dopo soggiungeva: si parte, signori, per dove, per dove? E guardava tutti con occhi che non erano più suoi. Quegli occhi di solito cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli di un bambino o di un uomo felice. E frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite, espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s'era mai occupato d'altro che di cifre, registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita, macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose levate al cielo, parlava di viscidi cetacei che voluminosi sul fondo dei mari con la coda facevan la virgola. Cos'è, ripeto, inaudite. Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale rimase però sconcertato, non notando in me non che meraviglia ma neppure una lieve sorpresa. Difatti io accolsi in silenzio la notizia e il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo con gli angoli della bocca contratti in giù amaramente e dissi: Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa deve essergli accaduta, ma naturalissima. Nessuno se lo può spiegare perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui. Cammin facendo verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio. A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo imprevisto, che so io, d'un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinari di cui nessuno si può dar la spiegazione se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro e allora non sembrerà più tale. Ma quale deve essere appartenendo a quel mostro? Una coda naturalissima.
Non avevo veduto mai un uomo vivere come Pelluca. Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Queste due vecchissime per cataratta, l'altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa, palpebre murate. Tutte e tre volevano essere servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse. Semmai porgevano qualche aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista, poteva Pelluca dar da mangiare a tutte quelle bocche. Si procurava altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare. E ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutte 12, non trovavano posto nei tre soli letti della casa. Letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappava e andava a cacciarsi tra le vecchie cieche che dormivano in un letto a parte e che ogni sera litigavano anch'esse tra loro, perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. Alla fine si faceva silenzio. E Pelluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofondava in un sonno di piombo da cui ogni mattina si levava stento, più intontito che mai. Ebbene, signori, a Pelluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a trovarlo all'ospizio, me lo raccontò lui stesso per filo e per segno. Era sì ancora esaltato un po', ma naturalissimamente per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi che lo credevano impazzito. «Magari», diceva, «magari». Signori, Pelluca si era dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato, che il mondo esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata aggiogata alla stanga d'una noria o d'un molino. Sì, signori, s'era dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, insolitamente non gli era riuscito ad addormentarsi subito. Ed improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito da lontano fischiare un treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tanti anni, chissà come, d'improvviso gli si fossero sturati. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie e quasi da un sepolcro scoperchiato s'era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutto intorno. S'era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso. Ed era corso col pensiero dietro a quel treno che s'allontanava nella notte.
C'era, c'era fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c'era il mondo, tanto, tanto mondo lontano a cui quel treno si avviava. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui egli da giovane era stato e che ancora certo in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva, la vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui, e seguitava quella vita, aveva sempre seguitato mentre egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più. Il mondo si era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arida, ispida angustia della sua computisteria. Ma ora ecco gli rientrava come per travaso violento nello spirito. L'attimo che scoccava per lui qua in questa sua prigione scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo. E lui, con l'immaginazione d'improvviso risvegliata, poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste e mari. Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo, c'erano, mentre egli qua viveva questa vita impossibile, tanti e tanti milioni di uomini sparsi su tutta la terra che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo che egli qua soffriva, c'erano le montagne solitarie e nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti. Sì, sì, le vedeva così. C'erano gli oceani, le foreste. E dunque lui, ora che il mondo gli era rientrato nello spirito, poteva in qualche modo consolarsi. Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Gli bastava? Naturalmente, il primo giorno aveva ecceduto, si era ubriacato, tutto il mondo dentro d'un tratto, un cataclisma. A poco si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa aria, la sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo ufficio e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capo ufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato. Doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l'altra da registrare, egli facesse di tanto in tanto una capatina, sì, in Siberia, oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere mio, ora che il treno ha fischiato.